Ok ragazzi, siamo tornati super operativi dopo il nostro viaggio di nozze e se ci seguite su Instagram siete aggiornati su tutto quanto. Allora, nuovo video in cui voglio parlarvi un po' di come ci siamo gestiti durante questo viaggio per darvi un po' degli spunti su come potete comportarvi in vacanza, soprattutto perché quando stavamo a Kyoto ho postato una foto facendo vedere la condizione e scrivendo nei commenti che tracciando un po' tutto quello che mangiavamo risultava che stavo a 7000 calorie al giorno. Ora, il post logicamente non voleva dire: ragazzi, state tranquillamente a 7000 calorie al giorno in off season, mangiate, svaccate come vi pare, però era un post che voleva più che altro ragionare sul fatto che un breve periodo di overfeeding o comunque di alimentazione ad libitum non va ad inficiare tutto il lavoro che avete fatto nel corso dell'anno. Tutto quel che state costruendo può essere addirittura benefico, ok? Sotto determinati punti di vista. Quindi, un po' voglio parlare di come ci siamo gestiti e quelli che sono secondo me i concetti principali quando vi approcciate, quando andate sostanzialmente in vacanza. Ora non è un periodo di vacanze, però magari quando ci saranno le vacanze di Natale, Capodanno, quando ci saranno le vacanze estive potete rivedervi questo video per ragionare un po' su tutto. Allora, come mi comporto, come ci comportiamo noi? Primo punto, l'alimentazione. Alimentazione assolutamente ad libitum. Perché questo? Non dovete vederla soltanto come un sti cavoli, sto in vacanza, mangio quello che mi pare. In realtà è un qualcosa di molto molto funzionale, perché un'alimentazione ad libitum, quindi sostanzialmente mangio quel che voglio, vi permette innanzitutto di riappropriarvi del vostro senso di sazietà. Io quando sto in fasi di in season, quindi in preparazione gara, oppure in fasi di off season in generale, quando traccio i macronutrienti sono molto preciso, perché magari sto facendo una fase di blasting, quindi devo essere assolutamente preciso su quella che è l'alimentazione. Ragiono sostanzialmente solo su quelli che sono i macros, quindi se devo mangiare 100 grammi di riso mangio 100 grammi di riso, se devo mangiarne 200 ne mangio 200, se devo mangiare 300 grammi di pollo mangio 300 grammi di pollo. E a un certo punto mi estraneo dal mio senso di sazietà, cioè alla fine del pasto non so se sono sazio, se vorrei mangiare altro, se mi sento che ho mangiato troppo. In realtà sono distaccato, ovviamente ho una percezione di quanto sono pieno, però non so bene quanto sono sazio, ok? Quindi un discorso è quanto sono pieno, un discorso quanto sono sazio. Quindi un'alimentazione ad libitum mi permette di far questo. Ora, per esempio a Kyoto per un periodo abbiamo avuto un appart hotel e dopo l'allenamento facevamo colazione. Giorgia mi chiedeva che cosa volevo, io gli dicevo: prendi le cose che abbiamo, buttale sul tavolo, quello che mi va, mangio. Fine. E in questo modo ho reinstaurato un senso di sazietà, quindi alimentazione ad libitum. E il secondo vantaggio di questo approccio è che ci permette, soprattutto se siamo usciti da una fase di contest prep, quindi da una preparazione gara o comunque da una fase di definizione, ci permette di allontanarci da quella che è una mentalità food focused, quindi incentrata sul cibo, che inevitabilmente abbiamo in fase di restrizione calorica e nelle settimane seguenti. Quando finite una definizione o quando comunque state in periodo di definizione, soprattutto se si tratta di una preparazione gara, la mentalità è molto incentrata su quel che mangiate, nel senso che mangiate e quando avete finito il pasto iniziate a pensare già al pasto successivo, perché avete fame, perché il vostro corpo vi porta là. È normalissimo ragazzi, perché finché la BF è sottofisiologica il vostro corpo continua a mandarvi in testa il segnale: cosa c'è da mangiare, cosa c'è da mangiare, quando mangi ho bisogno di nutrirmi. E questo è inevitabile, e ovviamente un'alimentazione ad libitum ci permette di estraniarci e allontanarci da questa mentalità e quindi di concentrarci sulle cose importanti che sono alla base del nostro percorso, ossia in primis l'allenamento. Altro punto importante è quello di appagare determinati sfizi, questo soprattutto per quel che riguarda il food cravings, di cui magari parlerò successivamente in maniera un po' più approfondita. Comunque in vacanza possiamo goderci qualche alimento che non fa bene, mettiamola così, qualche alimento che sul lungo periodo potrebbe rovinarci, però nel breve periodo, per esempio in Giappone utilizzano lo zucchero dappertutto, i dolci giapponesi sono a base di zucchero, quasi 100% zucchero con qualcosa d'altro in più aggiunto, e logicamente in queste 3 settimane credo che lo zucchero sia stato in cima alla nostra piramide alimentare. Però finché si tratta di un periodo ristretto, allora va assolutamente bene, questo ci permette anche di toglierci alcuni sfizi. E questo ci porta a un altro punto, ossia se dovreste portarvi qualcosa dalla vostra routine
normale in vacanza, allora si tratta dell'allenamento, ma tenersi attivi e mantenere una routine di allenamento in sala pesi secondo me è molto molto importante. Ora, non voglio che questo sia vissuto con un che palle mi devo allenare anche in vacanza, assolutamente no, però d'altro canto vi dico, se avete la necessità e la voglia di staccare dall'allenamento per 2-3 settimane o state in un paese straniero e non avete la minima curiosità di vedere come ci si allena là, come sono le palestre o sperimentare palestre nuove, allora mi farei delle serie domande su come avete impostato il vostro percorso annuale. Perché io personalmente quando vado all'estero sono super curioso di vedere come funzionano le palestre là, sono super curioso e super entusiasta di allenarmi con qualcosa di nuovo, di avere quella novità. E ok che è il mio lavoro, quindi logicamente ne traggo anche a livello di esperienza, a livello di contatti con persone, atleti, personal trainer che si allenano là, però sono veramente veramente curioso. Per esempio in Giappone va tantissimo la Gold's Gym, cioè veramente ovunque, e la Gold's Gym attualmente, perlomeno in Giappone, è piena di macchinari della Prime, che sono i macchinari con cui puoi cambiare la curva di resistenza per come è strutturata la rugola, per come si dispongono i pesi, eccetera. Ed è un'esperienza bellissima perché comunque provi qualcosa di nuovo, sensazioni nuove, e crei un'intimità diversa con l'attivazione muscolare. Insomma, sono cose che arricchiscono e che rendono l'allenamento super super divertente. Però il consiglio principale, al di là di questo, che voglio dare per quando si va in vacanza, è quello di godersi il contesto, nel senso che non dovete vederlo soltanto come un break dall'allenamento e dall'alimentazione, ma come un break in generale dalla vostra routine, quindi a che ora vi svegliate, il lavoro che fate, la pausa pranzo, a che ora andate a dormire. Sono tutte cose che ovviamente in vacanza non valgono più, siete completamente liberi, quindi riposatevi, ricaricate le batterie, e il mio scopo quando finisco la vacanza è quello di arrivare al punto in cui voglio disperatamente tornare alla mia routine, ossia ho bisogno dei miei paletti, ho bisogno dei miei orari di nuovo, ho bisogno della mia alimentazione, del mio riso e pollo magari, ho bisogno di tornare al mio mesociclo, alla mia palestra che amo follemente, in cui i macchinari so che sono quelli, quindi posso tenere il mio logbook, posso avere i miei carichi di riferimento, insomma voglio disperatamente tornare là. Allora so che mi sono super super ricaricato. Una cosa che Giorgia dice sempre è: quando ho voglia di riso e pollo, allora possiamo tornare a casa. La vacanza ha funzionato, quindi godetevi assolutamente il contesto. E il mio post che ho pubblicato era riferito proprio a questo, ossia: se tracciassi staremo sulle 7000 calorie al giorno, però realmente non mi interessa perché non ho programmato niente, non ci sono macros di riferimento, ma sto in viaggio di nozze, un viaggio che capita una volta nella vita a mio punto di vista, quindi le nozze auspicabilmente ci sono soltanto una volta nella vita, quindi voglio soltanto godermi questo viaggio con la persona che amo. Fine, non esiste l'alimentazione, non esistono i macros, esiste l'allenamento perché mi diverte farlo, mi piace farlo, però mi estraneo da tutte quelle che sono le imposizioni, devo assolutamente ricaricarmi, se no ho buttato tempo sostanzialmente. Quindi vivete la vacanza senza ossessioni, vivete la vacanza senza disperarvi, perché tutto quello che succede si recupera subito, perché qualsiasi cosa non va a inficiare il lavoro che avete fatto durante l'anno, che continuate a fare, ma anzi vi permette una volta che tornate di fare un lavoro molto più produttivo, ok? Quindi questo deve essere il tema di base. Quindi questo è tutto, se avete domande logicamente fatele qua sotto, anche se ne avete fatte tantissime su Instagram, e detto questo ci vediamo sostanzialmente al prossimo video. Siamo tornati, siamo operativi, ci saranno tantissime novità, tra pochissimo parte l'Academy, non vediamo l'ora, siamo super fomentati, e niente, ci vediamo al prossimo video.